Salve a tutti ragazzi, ed eccoci qui finalmente in questo nuovissimo video. Oggi amici miei ci troviamo con la terza puntata qui sulle build di Skyrim. Prima di iniziare voglio ringraziarvi per il supporto, vi ricordo anche di lasciare un like, di scrivere un commento, di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. E iniziamo dicendo che queste build possono essere fatte da tutti, non necessitano di armi uniche o armature uniche, l'importante è che avete incantamento per andare a incantare poi il vostro equipaggiamento nel modo corretto. Vedrete un'immagine con tutti gli incantamenti da inserire per ogni oggetto. Anche per quanto riguarda i tipi di armatura o le armi, l'importante è che mi rispettate sempre la tipologia. In questo caso utilizzeremo un'arma a una mano e per quanto riguarda l'armatura, un'armatura leggera. Questa build, bellissima, divertentissima, la vedremo più avanti. Voglio solo ricordarvi che non è per tutti, nel senso che è difficile da utilizzare, dovete avere un buon posizionamento nel campo di battaglia. Ma prima di parlare effettivamente di come giocarla, andiamo a vedere i nostri punti status. Questa volta 5 magica, 3 salute e 2 vigore, per arrivare poi a un livello 81 con 500 di magica, 340 di salute e 260 sul vigore. Per quanto riguarda l'abilità, come abbiamo detto prima, utilizzeremo evocazione, distruzione, armi a una mano e la nostra armatura leggera. L'equipaggiamento, ragazzi, l'equipaggiamento andremo a utilizzare incantamenti incentrati su fortifica distruzione, fortifica evocazione, rigenerazione magica. Anche il vigore ci serve per scappare o avvicinarci ai nemici, e poi tra poco vedremo il perché. Armi a una mano, e per quanto riguarda il pugnale, danno elettrico e assorbi salute, perché questo assorbi salute sarà l'unico modo che noi avremo per guadagnare vita nel momento in cui la perderemo. Per quanto riguarda invece la pietra del guardiano, utilizzeremo la pietra della dama, che andrà a aumentare la rigenerazione del 25% della nostra salute e del nostro vigore. Questa build come va utilizzata? Prima di tutto utilizzare per due volte Servo della Tempesta, andare a evocare quindi gli Atronach della Tempesta in modo permanente, quindi una magia maestro, per far sì che ne possiamo avere due. Ci serve, come avete visto, il perk Anime Gemelle. Una volta fatto ciò vi daranno veramente una mano nel combattimento e voi avrete due opzioni: o utilizzare il pugnale con mantello turbinante oppure utilizzare la tempesta elettrica. Nel caso utilizzaste il mantello turbinante e il pugnale dovete stare attenti. Allora, questo personaggio subisce veramente molti danni. I danni che vedete sono fatti in ardua, queste guide sono fatte in ardua per farvi capire il danno che i nemici possono infliggerci. Il fatto però che voi avete assorbi salute e avete mantello turbinante può aiutarvi veramente tantissimo, perché come avete visto potete far volare per aria i vostri nemici. Una cosa che vi verrà anche aiuto in casi estremi è forma eterea, ragazzi, fortissimo per riposizionarvi nel campo di battaglia. Come in questo caso mi sono allontanato, mi sono posizionato sul ponte, ho attivato tempesta elettrica e ho fatto fuori tutti quanti i nemici. Puoi utilizzare forma eterea anche in altri modi, per avvicinarvi correndo verso i nemici, attivare mantello turbinante e, come state vedendo nell'immagine, farli cadere di sotto oppure farli cadere a terra, e poi con il pugnale potete continuare a colpirli. Invece in quest'altro caso, come state vedendo, ero messo veramente male, degli arcieri e dei maghi mi hanno tolto tantissima vita e con forma eterea sono scappato. Qui mi sono posizionato, ho attivato tempesta elettrica, ragazzi, è uno degli incantesimi di distruzione più forti, e ho distrutto qualsiasi nemico. Quindi, ripeto, mi raccomando, state attenti al posizionamento, se perdete vita allontanatevi con forma eterea per poi tornare e attivare mantello turbinante e recuperare vita utilizzando il vostro pugnale con assorbi vita. Non potete utilizzare questa build come un vero e proprio guerriero. Qui vi sto facendo vedere un'altra possibilità in cui avete di utilizzare forma eterea, la utilizzate intanto i vostri Atronach infliggono danno al nemico. Spero che questa build sia stata di vostro gradimento, come sempre vi ricordo di lasciare un like, un commento, di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, e ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!